Amato, complimenti, un buon primo tempo, state giocando abbastanza bene. Peccato per non tanto il primo gol, ma il secondo gol, cioè il primo lo potevate evitare, è una papera del portiere, però ci può stare. Vabbè, alla fine stiamo rodando perché su è tanto tempo che non giochiamo insieme, quindi ci stiamo un attimo riabituando alle dinamiche di gioco che avevamo. Boh, speriamo che nel secondo tempo iniziamo a vedere qualcosa delle dinamiche che facevamo prima. Speriamo bene. Bocca al lupo. Credi. Da Andrea, buon primo tempo, state giocando contro un'ottima squadra. Cosa vi serve in questo secondo tempo ovviamente per recuperare i gol e per vincere? Allora, il portiere loro diciamo che è molto forte, anche loro sono molto bravi a giocare. Secondo me per vincerla serve più pressione da parte nostra. Bocca al lupo. Grazie. Buonasera, siamo qui nel post partita, visto affrontarsi Svezia contro Uruguay. La partita è finita 7-2 per la Svezia, abbiamo qui riuniti in campo Giordano e Troncone. La squadra è uscita sconfitta. Troncone, un buon primo tempo, si è partiti molto bene, partita diciamo abbastanza buona, secondo tempo disorganizzati, si è perso tutto quello che di buono avevate fatto la prima. Sì, vabbè, anche perché ha portato a un grande portiere, ha fatto di tutto e in tutta la difesa era molto compatta, non poteva fare quasi niente, quindi è merito anche loro di finire. Comunque complimenti per il gol. Giordano, innanzitutto complimenti per i 4 gol, buona gara, calcolando sì, che a Maricchio non ha giocato insieme. Dai, se con qualche chilo in meno secondo me potevi fare anche altri 2 o 3. Sì, sì. Purtroppo adesso dopo 4 anni di prendere. Dopo 4 mesi, 4 anni, 4 mesi di prendere, complicato. Era complicato, poi ho fatto una promessa ai ragazzi, ho iniziato anche un po' a muovermi. Però loro c'è da dire che credo che mancava il portiere, quindi una bella squadra, c'erano vari elementi tecnicamente molto validi. A noi la squadra sta girando. Dobbiamo vedere con gli altri, con le altre squadre. Che cosa succede? Però, sì. Però inizia a girare, certo. 3 punti erano importanti oggi. Sicuramente, i gol pure danno morale. Sì. A chi volete darli? Dedico questa vittoria a Federico Corporente e a Luca Pellegrini. Sta qui adesso. Che oggi ha fatto vincere la partita. Ha fatto vincere la partita il nostro centometrista. Molto forte. Giordano, ti ringrazio e in bocca al lupo per questo tempo. Ciao ragazzi. Riprendi tu.